Eredin, chi sono i tuoi amici? Maestro Shevu, loro sono Midartis, Iramus, Derrick, Aliana e Alston. E E Otis, ovviamente. Otis e l'Aquila Skinner. Il maestro si guarda intorno, poi sofferma il suo sguardo su Alston. Vuoi tornare lì dentro, druido? Ah, io? Beh, nel senso, questa volta ho tutt'altre intenzioni. E ho chiuso con il vecchio traffico. Potete stare tranquilli. Mi fiderò di te allora. Come sai, mentirmi è impossibile. E leggo in te la sincerità. Voi altri che per ora siete rimasti in silenzio, se Erdin non vi ha ancora sgozzati con la sua spada, direi che c'è un buon motivo. E si gira verso l'Halfling. C'è un buon motivo, vero? Sì, sono sicura che i viaggiatori abbiano intenzioni non nocive. Motivi bizzarri sicuramente li spingono ad entrare nella selva, ma non per questo dannosi. Beh, non perdiamoci di chiacchiere allora. Entriamo, il portale si chiuderà a momenti. Dentro, forza. E avanziamo. Entrate tutti all'interno del portale. Oh, finalmente. Varcare il portale fu come immergersi in un bagno caldo, sebbene l'aria fosse fresca e frizzante. Per un istante tutto fu immerso nel silenzio. Il rombo del fulmine che si tuffava tra le rocce sottostanti, il gracidare delle rane e il ferire dei grilli sulle rive, il brusio frenetico della città alle sue spalle. Un istante dopo, il mondo intero proruppe in un'esplosione di vita. Le rane e gli uccelli notturni intonarono un coro, l'aria si fece satura dei profumi autunnali. La luce della luna tinse i fiori di tonalità azzurre, iridescenti, argentate e purpuree. E lo scorrere del fiume divenne una sontuosa sinfonia. Tratto da Russet Crot, capo spedizionere nanico delle regioni di Elodon, nella selva. Ah, Alla sua bello. prima spedizione. Quindi questa è la descrizione del portale da parte di questo. Questa è una nota che tu hai letto in uno dei, hai adocchiato in uno dei libri della biblioteca mentre l'avevi esplorata, no? Quando era ancora a Vualadan. E ti viene in mente questo piccolo paragrafo di scritto di un certo Russet Crot, appunto, un capo spedizioniere nanico della regione di Elodon, che fu uno dei primi a documentare la Silva Fatata, per quanto fosse appunto raro trovare un portale per passarla. I portali in questo mondo non sono introvabili, si aprono e spesso vengono monitorati, appunto, come in questo caso ci sono dei custodi che provengono dall'una o dall'altra direzione, quindi in questo momento non sai se l'Halfling e l'Elfo vengono dal portale, quindi dalla selva, oppure sono originari del piano materiale, o uno da un lato e uno dall'altro, non lo sai, però sono a guardia di quel portale lì. Ecco, però chiaramente non sai troppi dettagli di questa cosa. Sai per certo che i portali possono essere o trovati, quindi come in questo caso dei portali che si aprono naturalmente per natura magica, o possono essere creati con la magia, procedimento ben più lungo e legnoso, che richiede materiali molto costosi e processi lunghi. In questo caso siete stati fortunati. La descrizione che avevi letto sul libro della biblioteca calza a pennello, in quanto il brusio della città, che ora aveva ripreso dopo l'evento del Blooming Bloom, e per certi versi anche il suono, no, degli uccelli, eccetera, sparisce per un istante, per poi ritrovarvi in un luogo quantomeno particolare. Su questa parte non la taglio, ne approfitto per dirvi di usufruire di questo tempo per iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, attivare la campanella e condividere. Perché registrare, editare e sistemare le sessioni di Dungeons & Dragons richiedono veramente tanto tempo. E le facciamo proprio perché ci piacciono, dato che comunque le visualizzazioni rispetto ad altri tipi di video che sono molto più Sono semplici da creare, quelle, le sono. visualizzazioni sono ridicole, però vabbè, Sì. non siamo qua per questo.
Il portale si apre, riuscite a vederne la fine, come in un lungo tunnel, Proprio maestoso. e arrivate, un po' scombussolati, certo, in quello che sembra un enorme palazzo. È un palazzo sontuoso, veramente bello. Poi con queste finiture dorate. Fammi Sembra. un tiro su storia. Ah, sì, in effetti può aver senso. Allora, allarghiamo qua, che sennò voi non ci vedete niente. Ok. Allora, storia, 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 storia. Ecco qua. Quattro. Il palazzo non ti dice molto, purtroppo. È un luogo sontuoso, come dici. Forse una reggia, un palazzo o un castello. Dalla finestra scorgi, a dispetto dell'immagine, la luce non è così forte. È più come se fosse un tramonto, Ah, ok. o forse un sorgere del sole. La linea di demarcazione è abbastanza labile. È un crepuscolo, diciamo, comunque, con il cielo tinto di rosso, che illumina comunque abbastanza bene questo lungo corridoio. Comunque non riusciresti bene a... È sicuramente un luogo appunto interno, e con tutti questi candelabri di fianco. Bene, siamo arrivati. Ora ditemi, la vostra destinazione? È vero, qual è la nostra destinazione? Noi dobbiamo. Vi guardate effettivamente un po' stupefatti. Dov'è che dovremmo andare noi in teoria? Bella domanda. Noi Te lo stanno chiedendo tutti, in realtà. dobbiamo ritrovare quelle specie di sirene, giusto? C'è l'Idriadi, Le sì. driadi, esatto, perché so che. Allora, mi ricordo che. La maledizione di Elodon era dovuta a un essere, a delle driadi in questa dimensione. L'avevamo letto nella pergamena questo, e dovevamo raggiungere o uccidere, non mi ricordo, uno di questi Raggiungere un esseri. luogo, Ah, sì. però quello sapete. Ecco, vi mancano delle informazioni valide. Comunque, questo è quello che sapete, appunto. Però. L'elfo ti ha chiesto quale sia la tua destinazione, quindi potresti anche dire che non lo sai. Infatti. Ma quindi aspetta, sulla pergamena c'era scritta la destinazione? No. Assolutamente no. C'è scritta solo la missione che dobbiamo compiere, quindi glielo Un dico. messaggio d'aiuto, una roba del genere. Esatto. Allora, gli racconto tutta la storia anche a lui, perché lui non la sa ancora la nostra storia, non sa No, nemmeno no, quale sia la missione. Quindi, siccome è un elfo e mi sembra una persona di cui potersi fidare, anche considerando il fatto che era guardia del portale, quindi penso sia guidato comunque da validi principi e non credo sia un imbecille, un infame, ecco, sì. decido di dire, essendo poi tra l'altro il maestro di, come si chiama la ragazza? Herma? Si chiama Eredin, Erdin. è un halfling, sì, con i Esatto. capelli bianchi e abbastanza lunghi. Esatto, poi vedendo che comunque Eredin è stata affidabile, eccetera, e siccome questo elfo è il suo maestro, allora decido di raccontargli la storia, anche perché non avrebbe senso dire a una e non all'altro cosa ci ha portato qui. Glielo racconti allora, Sì? e il mago rimane un po' Gli perplesso. traduciamo anche la lettera. Oh, non mi serve la traduzione. Mentre gli porgi la lettera per la traduzione, non mi serve. Conosco il Silvano, anche se questo è un po' macchinoso da tradurre, effettivamente. È una specie di messaggio intricato. L'avete già decifrato bene, però effettivamente partendo da questo non saprei come aiutarvi. Però penso che ci siano delle informazioni base che vorrete sapere sicuramente. La prima cosa che dovete sapere è che il luogo in cui vi trovate, la Selva Fatata, non è altro che un'immagine speculare inversa del piano materiale da cui provenite voi. Ciò che nell'altro mondo può essere una grande strada trafficata, qui può essere un sentiero nel bosco. Quello che là può essere un piccolo stagno, qui può essere una sontuosa cascata. E quella che può sembrare una baracca non tenuta benissimo, può essere un grande palazzo, dotato di mille comfort e lusso.
Questo è infatti un luogo corrispondente al posto dove siete entrati per arrivare al portale in tutta l'altra prospettiva. Ora, questa era la prima cosa da sapere, forse la più curiosa e la meno preoccupante. La seconda è quella a cui dovrete prestare più attenzione. Infatti, un giorno all'interno della selva trascorre molto più lentamente rispetto all'esterno, o almeno a volte. Il tempo nella selva fatata infatti muta continuamente. Non potete sapere se trascorrendo un giorno qui, nel vostro mondo, trascorrerà un giorno, un'ora, un minuto, una settimana, un mese, un anno. Non lo potete sapere purtroppo. Per questo momento, un giorno passato qui, per quanto possa essere difficile, appunto, perché, come potete vedere, la selva fatata è il luogo dell'eterno crepuscolo, dove il sole non sorge, non tramonta, ma rimane sempre in questo stadio di stallo, esattamente il contrario rispetto al nostro ciclo, come siamo abituati a vederlo, dove il sole sorge e tramonta. Ed è esattamente il problema che abbiamo ogni volta che veniamo qua. Infatti noi non ci tratteniamo mai, noi, del piano materiale, e qui capisci che loro vengono dal piano materiale effettivamente, per più di 1/2 giorni. Per me non è un problema, naturalmente. L'età per me si sì, trascorre naturalmente, ma in modo diverso. La maggior parte degli elfi, la maggior parte dei guardiani ai portali della Selva Fatata sono elfi, infatti. Lei, beh, entra nel portale solo per occasioni speciali come questa, vero Eredin? Sì, maestro. E questo penso che sia un'occasione abbastanza speciale. Ora, Eredin, penso che per noi sia, anzi, che penso che per te sia bene tornare indietro col prossimo portale. Io guiderò questo gruppo di avventurieri attraverso la loro disgrazia, più che avventura. E finché potrò sarò vostra guida. Penso che sia un problema di dimensioni mastodontiche questo qua del tempo, perché noi comunque dobbiamo ricordarci il fatto che nel mondo, sul piano materiale, si stavano già iniziando ad avere dei cambiamenti, no? Che sostanzialmente quali erano? Si stavano iniziando a trasformare in animali le persone, giusto? Quindi direi che nel giro di un anno, se già i cambiamenti ci sono ora, potrebbe essere troppo tardi per il piano materiale. Quindi dobbiamo darci da fare in fretta. Perciò chiedo subito al... come si chiama il maestro? Il maestro ti pare che si chiami Herman. Herman, giusto, l'avevi detto. Allora chiedo ad Herman di iniziare subito e di darci da fare per raggiungere, per arrivare al punto della missione. Quindi trovare questo animale, queste driadi. D'accordo. Vi avverto però, la selva, oltre a essere un luogo dal perenne cambiamento del temporale, è anche un luogo pericoloso. Molte creature lo infestano, sia buone, come gli stessi elfi o altre creature fatate, sia malefici, come i Draider o altre creature peggiori. Quindi dovrete seguire me e non perdervi mai, per nessun motivo, nella selva. Chiaro? Ok, chiaro. Gli chiedo anche un'altra cosa. Cioè, se in quanto mezzelfo, io come periodo vitale sono paragonabile ad un elfo, cioè se anche per me è un problema Sei passare un troppo po' meno tempo. di un elfo tu, anzi, un bel po' di meno. Tu vivi circa 150 anni. Oh no, aspetta un attimo. Momento topico, aspetta un attimo, che ho qua il manuale apposta per questi dubbioni. Controlliamo subito. Mezzelfo 38. No, non 8, per Diana, 38. Tu vivi, lo dico Non lo subito. vedo qua, no. Centottanta.
grosso modo. Mentre un elfo può vivere anche fino a 800 anni. No, 800 no, ma 500 direi di sì. Controlla anche qua. Elfo a pagina 18. Mentre un elfo direi che... Aspetta. Fino a 750. Più o meno 800, sì. Grosso modo, sì. È una bella differenza, quindi diciamo che per me è meno problematico degli altri, ma lo è comunque. Cioè, pensi anche a ad Erric, agli altri, e Aliana è un elfo, quindi non dovrebbe avere problemi di sorta. E Alston è un gnomo, gli gnomi anche loro vivono un po' meno di te, ma comunque vivono. Derrick invece è un halfling, e gli halfling non vivono tantissimo. Allora lascio Derrick fuori. Gli dico di tornare indietro con dico Derrick, provo a spiegare a Derrick la situazione e cerco di convincerlo a tornare indietro con Herodin. Prova a parlargli, magari con un tiro persuasione potresti farcela. Vediamo un po'. Ma credo di farcela di sicuro. Alla fine ho un più 6 in persuasione e tra l'altro è per il suo bene. Quindi sarebbe sciocco non accettare. 22 persuasione. Capisco quello che dici. Effettivamente potrebbe avere senso, ma se quello che dice la maledizione è vero, non ci sarebbe più nulla per cui tornare indietro, no? Se noi dovessimo fallire. Quindi, che ne vada della mia vita o no, verrò con voi. Anche perché, scusa, io ci sto pensando adesso, il problema non è per chi sta nella dimensione, ma è per chi è fuori, perché tu rischi di entrare e di uscire che tutti quanti sono morti, ad esempio. Esatto. Perché alla fine io che stia nella dimensione o no, per me passa sempre un giorno, quindi invecchio Esatto, sempre allo tu non stesso modo. invecchi. Io non invecchio, sono gli altri che rischiano di invecchiano più di me invece. Quindi poi giustamente alla fine ha ragione lui, se non c'è più nulla per cui tornare indietro, che le persone siano vive o no, non ha più senso. Quindi gli dico che comprendo perfettamente. Beh, Derek, effettivamente tu hai motivazioni più che legittime per accompagnarci in questa avventura. E beh, che dire, mi fa solo piacere il Allora, fatto che tu voglia non procedere perdiamoci con in noi. Beh, chiacchiere. maestro, direi di procedere. Siamo tutti ansiosi di portare a termine questa, come l'hai definita tu, disgrazia. Certo, ma prima di partire ho qualcosa da mostrarvi. Sì. Seguitemi. Andiamo, ragazzi. Vi porta in quelli che pensate siano alcune stanze private della reggia. Comunque il luogo è lussuosissimo, proprio sembra Versailles, però un po' con meno mobili, ecco, un po' meno Francia. Una specie di È crociera comunque di molto lusso. lussuoso. Come una crociera di lusso. Sì, esatto, è un luogo veramente splendido. Scendete delle scale e a un certo punto vi trovate in quello che sembra come dire, è una stanza con diversi bauli e oggetti e alcune colonne. Con un'area comunque con un capitello più o meno largo, con sopra alcuni oggetti diversi, sono parecchi, ce ne sono diversi. Alcuni che, anzi, fammi un tiro su anche qua, intelligenza. Questa è un'intelligenza pura. Sì, solo una cosa però, io devo restituire il Anzi, scusa, guantone ad Ali. perdone, non è intelligenza pura, ma è su arcano. Dicevi? Devo restituire il guantone ad Aliana perché io nella bottega avevo comprato il guantone, avevo fatto riparare il suo guanto per Skinner, quindi glielo Certo. devo restituire. Vabbè, glielo Oh, restituisco. grazie. Grazie, Mindartis. Prego, non c'è di che. Ok, le restituisci il guanto e guardi gli oggetti che ci sono sopra le colonne. Tirami un bel tiro su Arcano, appunto. 14. Ok, sono oggetti molto particolari. Intuisci che forse sono magici, evidentemente, alcuni non li hai proprio mai visti. Ci sono degli oggetti strani, alcuni più a forma di vestito, barra armatura, poi ci sono dei
bastoni, poi ci sono dei gioielli, ci sono delle bottiglie, robe particolari. Non è un magazzino perché le robe sono tutte molto, sembra più l'ala di un museo. Ah, ok, sì. Andare avanti in questa avventura, soprattutto per voi che siete abituati a fronteggiare i problemi con le armi dei, beh, non voglio dire mortali, ma comunque del piano materiale del nostro mondo, questi vi saranno utili. Derrick, vieni per favore, prendi. E vedi che gli consegno un bastone, abbastanza particolare. La consegna delle armi dell'RPG è questa. Sì, esatto. Aliana, vieni. Aliana fa un passo e le viene consegnato un arco. Iramus, state avanti. A lui consegna un sacchettino. Alston, avanti anche tu. Ad Alston consegna un anello invece. Un anello per domarli. Mindartis, fate avanti. Vai avanti e ti consegna quella che diresti sia un'armatura. E purtroppo non ho la foto con me, anzi, adesso quasi quasi la cerco, e questa è una cosa che non avevo guardato effettivamente, però è abbastanza importante. Nel mentre io chiedo a Herman che cosa sia, a che cosa servano l'anello e il sacchettino che gli ha consegnato. Lui sogghigna. Serviranno a tempo debito, non abbiate fretta per quello. Ti dicevo, ti consegna. Quella che sembra una cappa o un'armatura verdognola, che sembra cosparsa di foglie o di piume verdi, ma al tatto sembra velluto, leggero e abbastanza piacevole al tatto, liscio, molto ben curato. Indossala, ti sarà molto utile. Ok, me la prendo, tolgo. Inserisci nell'inventario, Sì. all'interno della scheda. E aggiornati e aggiorna un attimo. Questa armatura ti conferisce intanto più 2 alla CA, quindi adesso da 11 vai a 13. Ok, un attimo solo che lo inserisco. Allora, e inventario, equipaggiamento più Sì, 1. lì va bene. Com'è che si chiama? La puoi chiamare armatura Silvana. Armatura Silvana, peso. O K Silvana. Peso non metterlo, metti 1 o 0. 0. Ok. Ora, adesso aggiorna manualmente la tua classe armatura che va da 11 a 13. Sì, almeno un po' un momentino ci sta, dai. E la parte interessante è che dal momento che tu sei un mezzelfo e possiedi tra l'altro retaggio fatato, tu da questo momento sei immune alla condizione affascinato, quindi tu non puoi essere affascinato né con la magia né con altri mezzi, e hai in generale vantaggio ai tiri salvezza su saggezza contro prove di carisma o magie basate sul carisma. Le E queste informazioni dove si scrivono? puoi scrivere o nella seconda scheda dove ti dice tratti e privilegi aggiuntivi. Oppure lo puoi scrivere dove ti pare, basta che te lo ricordi e ce l'hai a. Lo scrivo qua, dai. Quindi sostanzialmente non posso essere affascinato. Quando utilizzo l'armatura Silvana, sono immune. Non posso essere affascinato. Virgola. Ci sei? Ehi, ci sei? Siete Oh, adesso? sì, finalmente. Ma che cane contemporanea. Va Vabbè. bene. Comunque, Miki, secondo me di girato abbiamo, cioè di effettivamente di giocato, non abbiamo tanta roba. Quindi possiamo andare avanti anche fino ai 40. Va Sì, anche secondo me. Comunque, bene. allora io nella scheda ho scritto: quando utilizzo l'armatura Silvana non posso essere affascinato. Esatto. E Scrivi.
Sì. Vantaggio, tiri salvezza, saggezza, contro, magie basate sul carisma, slash, magie ammaliamento, che so io cosa vuol dire. Magia ammaliamento, ammalia la Sì. strega che ammali. Ok, Bene. ci siamo allora. Chi pronto? Continuiamo? Sì, vai. Bene. Vi consegno gli oggetti che dopo mi devo ricordare di appuntare, magari dopo quando stacchiamo con l'episodio. Vi consegno gli oggetti e guardando Eredin dice: d'accordo. Chi non è pronto per questa sfida, torna indietro adesso con lei. Non ci sarà una seconda opzione. Ma nessuno ha intenzione di farsi indietro. Nemmeno Alston, Ah. che in quel momento sì, è un pochino interdetto, ma decide che forse è quella lì la strada giusta effettivamente. D'accordo, allora. Penso che il mio amico Derrick qui abbia detto tutto quello che ci fosse da dire riguardo a come al senso che avrebbe tornare indietro da qui. Se il destino del mondo è in pericolo, non vedo perché noi potremmo tornare indietro. D'accordo, allora. Proseguiamo. Proseguiamo. Vi seguite ancora una volta il mago. E uscite, anzi, vi affacciate prima di uscire su un balcone, su una terrazza da cui potete vedere un attimo la selva. E la vista, beh, te la lascio commentare a te. Immagino sia bellissima. Oh no, si vede tutto sgranato. Aspetta un attimo. Ah, ok, ora si vede bene. Wow, bellissimo. Ragazzi, co di cosa stiamo parlando? È bellissima sta cosa. Palazzo è una specie di enorme luogo costeso di fontane, cosparso di vegetazione sulla base di una cascata. Come ho detto, anche qua la luce è beffarda nell'immagine, perché in realtà devi immaginarla molto più soffusa e molto più rosso il cielo, soprattutto una luce da crepuscolo. Vedi alcuni animali volare. Fammi un tiro natura per capire quali animali sono. Se vuoi capirlo, chiaramente. Ah, sì, già che ci siamo, vediamo un po' natura. Quanto hai 13. fatto? Non li riconosci in questo momento. Sono delle creature alate, senza dubbio. Non sono Sì. Pegaso. Sono simili a uccelli, ma non ne sai molto di più in realtà. Dopo un po' volteggiano oltre la cascata e spariscono dalla tua vista. Proseguite. E a un certo punto trovate le porte del castello da cui uscire, le porte comunque della reggia. Uscite e vi si staglia davanti finalmente non più un luogo chiuso, ma un'enorme foresta, decisamente affascinante per quello che potete vedere, ricca di vegetazione, appunto, molto intricata, molto avviluppata in ogni dove, che praticamente non vi fa vedere il cielo, un po' come una New York fatta vegetale. Sì. Giusto qualche spiraglio di luce fa sparire sempre la solita luce rossastra da crepuscolo, che vi permette di vedere, o meglio, che permette agli altri di vedere. Scusa un attimo. Trovate una piccola barchetta su quello che sembra appunto un corso d'acqua lungo la selva. Ci sono diversi corsi d'acqua appunto nella selva. Uscite sempre dal gigantesco foro dentro cui si tuffava la cascata che avete visto dal balcone. Risalendo e uscendo da questo foro, trovate la selva proprio che non è aperta, è tutto un enorme groviglio, un'enorme foresta. Il mago Herman si rivolge al vostro gruppo. Ok, da qui dovremmo seguire il fiume e ricondurci a un sentiero fino ad arrivare a un villaggio. Lì potremmo prendere una mappa o qualcosa che possa servire a voi per ideare o pensare a dove poter andare. Per ora è bene proseguire per questa strada.
Ancora una volta, da qui non si torna più indietro e attenzione a non perdersi. Andiamo avanti. Ma noi non Andiamo. andremo avanti perché ci possiamo fermare qui, ragazzi. Ah! Vi confesso che anche io adesso sono col fiato sospeso, però se volete sapere come andrà a finire dovrete aspettare un'altra settimana. Giovedì sul canale, sempre alla stessa ora, il prossimo episodio. Da me è tutto. Da Barbo spero sia lo stesso. Naturalmente sono contento del mio operato, sperano anche voi dal pubblico e ci vediamo la prossima settimana. Ovviamente iscrivetevi, attivate la campanella, condividete, mi piace e commentate soprattutto facendoci sapere la vostra opinione. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi.